Allora, partiamo con la definizione e poi vediamo degli esempi. Definizione. Allora, una forma quadratica in n variabili. Una forma quadratica in n variabili è, diciamo, una somma di termini di secondo grado nelle n variabili. Di secondo grado nelle n variabili. Facciamo subito qualche esempio. Esempi. Prendiamo il caso n uguale a 2, quindi due variabili. Allora, in questo caso, una forma quadratica generica, quadratica generica, è del tipo, boh, forma quadratica di solito la indicheremo con con la lettera Q. X e y sono le due variabili da cui dipende. E allora la definizione cosa dice? Somma di termini di secondo grado, quindi cosa ci sarà? Un po' di x quadro, un po' di y quadro, un po' di xy. Questi sono i termini di secondo grado. Quindi sarà del tipo ax quadro più by quadro più cxy, dove a, b e c sono numeri dati. Dove a, b, c sono numeri dati. Vediamo com'è per n uguale a 3. Per n uguale a 3, beh, adesso abbiamo q che dipenderà da tre variabili, x, y, z, e quindi ci sarà ax quadro più by quadro più cz quadro, poi ci sono i termini misti, che sono xy, yz, zx. Quindi più di volte xy più e volte, diciamo, possiamo metterci xz più f volte yz. È chiaro che man mano che il numero di variabili sale, il numero dei termini sale. Quindi ancora una volta ci sono questi qui che possiamo chiamarli come le potenze pure, x quadro, y quadro, z quadro, e questi sono i termini misti. Quindi questi qui sono, diciamo, le potenze pure, cioè i quadrati. Potenze pure, e questi sono i termini misti. E stessa cosa andando avanti con il numero di variabili. E va bene. Come si rappresenta la forma quadratica? La forma quadratica si rappresenta, a caso strano, mediante una matrice. Le matrici sovraintendono sempre un po'. Allora, ogni forma quadratica si può rappresentare, diciamo, fatto generale, che è quello che ci guiderà, fatto generale, ogni forma quadratica si rappresenta mediante una matrice simmetrica. Quindi una forma quadratica si rappresenta in n variabili, in n variabili, si può sempre rappresentare può sempre rappresentare con una matrice n per n, con una matrice n per n simmetrica. La cosa importante è che la matrice è simmetrica. Adesso poi descriveremo esattamente come viene fatta questa rappresentazione, ma iniziamo a vedere un esempio che ci chiarisce come funzionano le cose. Quindi facciamo un esempio. Prendiamo la forma, e viceversa ovviamente, ogni matrice si può pensare che rappresenti una forma quadratica. Quindi prendiamo n uguale a 2 e prendiamo la forma q di xy uguale, che ne so, 5x quadro più 4xy meno 3y quadro. Questa è la forma quadratica nelle variabili x e y. Come la posso rappresentare in termini di matrici? La posso rappresentare in questo modo. Consideriamo questa matrice.
5 meno 3, chi sono 5 meno 3 è abbastanza chiaro, e adesso metto 2 e 2 e vedremo da dove vengono fuori quei 2. Quindi prendiamo questa matrice, supponiamo di moltiplicarla per questo vettore e qui supponiamo di moltiplicarla per lo stesso vettore trasposto, cioè messo a riga. Andiamo a fare il conto e vediamo cosa viene quando facciamo questa moltiplicazione. Moltipliamo questi due tizi qua, questo per questo. Cosa diventa? Diventa il vettore 5x più 2y e sotto diventa 2x meno 3y. E qui mettiamoci il vettore xy messo così a riga. Quando andiamo a fare il conto, adesso devo moltiplicare questi due qua. Diventa una riga per una colonna, diventa un numero. Quale numero? Il numero 5x quadro più 2xy più 2yx meno 3y quadro. E quindi è venuto esattamente 5x quadro più 4xy meno 3y quadro, cioè esattamente la forma quadratica da cui ero partito. Quindi, forse adesso è chiaro perché qui ho messo il 2. Questo 2 qui che cos'è? È metà del coefficiente che stava davanti al termine misto. Perché alla fine questo 2 che cosa ha prodotto? In una maniera ha prodotto un 2xy, e questo 2 qui sotto ha prodotto questo 2xy qua. Poi i due si sono messi insieme e hanno fatto il 4 che ci serviva. Quindi se volessi essere super preciso, questo 2 ha prodotto questo 2, il quale ha prodotto questo 2, mentre questo 2 sotto ha prodotto questo 2 qui, che ha prodotto questo 2 qui. Poi il 2 e il 2 si sono messi insieme e hanno fatto il 4. Quindi alla fine, come si costruisce la matrice, in questo caso la matrice della forma, è la matrice 5, 2, 2, meno 3. Quindi in generale come si costruisce la matrice? In generale la matrice di una forma si costruisce mettendo sulla diagonale che cosa? Mettendo sulla diagonale i coefficienti dei quadrati puri. Dico bene? I coefficienti dei quadrati puri. Quindi x quadro, y quadro, z quadro. E mettendo, diciamo, fuori dalla diagonale, che cosa? I coefficienti dei termini misti divisi per 2. Cosa importante, divisi per 2. I coefficienti dei termini misti, cosa importante, divisi per 2. A quel punto la forma si rappresenta, detta A la matrice, A la matrice simmetrica ottenuta. Ovviamente questo va fatto in maniera intelligente, il giorno in cui avrò tante variabili, detta A la matrice ottenuta, vediamo cosa succederà quando avremo 3 variabili, si avrà che la forma Q di X, dove adesso si intende, se siamo in n variabili intendiamo che x è un vettore, quindi avrà le sue componenti x1, xn. Questo qui si scrive come? Si scrive come il vettore x trasposto per la matrice A per il vettore x colonna, pensando x come colonna. Pensando x come vettore colonna. Questa è la rappresentazione generale di una forma quadratica. E qui
quindi questa si può pensare anche, la stessa formula si può pensare anche, ed è istruttivo pensarlo anche così, la stessa formula si può pensare anche come Q di X. Cosa succede quando, cos'è che ho fatto qui sostanzialmente quando alla fine c'avevo? Questo era il trasposto e questo era cosa era rimasto moltiplicando la matrice per la colonna. Questo per questo alla fine è un prodotto scalare. Dico bene, è un prodotto scalare perché ho fatto il primo per il primo più il secondo per il secondo. Quindi lo posso pensare come il prodotto scalare tra A di X e X. O al contrario ovviamente, tra X e A di X, che è la stessa cosa. Quindi questa qui è la rappresentazione della forma quadratica in termini di prodotto scalare. Quindi questa qui è la rappresentazione di Q come prodotto scalare. E c'è sempre sotto una matrice. Rappresentazione di Q come prodotto scalare. E questa è un po' l'essenza che dicevamo all'inizio in sede di presentazione del corso, no? Cioè, nel corso ci saranno tanti argomenti e le matrici sovraintenderanno un po' tutto. Quindi noi abbiamo finora visto matrici per rappresentare applicazioni lineari, e c'era quel giochetto della battaglia navale, F di 1, F di 1, F di 2, F di 3. Questo è un utilizzo completamente diverso delle matrici. Rappresentano queste forme quadratiche. Diamo qualche esempio, tanto per imparare a fare questa nuova operazione. Esempio, prendiamo la forma quadratica Q di X, Y, Z, qui ci mettiamo X quadro più 2 Z quadro meno 7 XY più 8 YZ. Questa è la forma quadratica nelle tre variabili X, Y, Z. Chi è la matrice? Trovare la matrice associata. Trovare la matrice, che dovrà essere simmetrica ovviamente, associata a Q. Simmetrica che rappresenta Q di X. Allora, cosa dobbiamo fare? Beh, sarà una matrice intanto quanto? 3x3. Chi c'è sulla diagonale? Sulla diagonale ci sono i coefficienti delle potenze pure, quindi di x quadro, di y quadro e z quadro. Y quadro non c'è, come non c'è? C'è, con coefficiente 0. No? Quindi, qui ci sta 1, qui ci sta 0 e qui ci sta 2. Questi sono i coefficienti delle potenze pure. Nel momento in cui sto facendo così, sto pensando che qui c'è x, che qui c'è y e che qui c'è z, e anche qui c'è x, qui c'è y e qui c'è z. Quindi è un'altra battaglia navale, z quadro, che cos'è? Z, z. Viene fuori questo 2. Qui chi c'è? Questo è il coefficiente di xy, dico bene? Che è meno 7, va diviso per 2 perché compare sostanzialmente sia qui, quindi qui c'è meno 7 mezzi e qui c'è meno 7 mezzi. Poi? Qui chi c'è? XZ, quindi non niente ma 0. Quindi questo qui sarebbe il coefficiente di YZ e qui o qui che è lo stesso, è il coefficiente di YZ, 8, questa volta diviso per 2, quindi 4. Torno alla costruzione della matrice. La costruzione della matrice è davvero una battaglia navale. Ovviamente perché ho messo x, y e z, se li mettevo in maniera più creativa, se mettevo z in testa, x in mezzo e y in fondo, cambiava la matrice. Però non succedeva niente. E magari, visto questo, diciamo, verificare per esercizio, facendo il prodotto, e il conto che abbiamo fatto sopra, quindi non sto a rifarlo in questo caso, verificare per esercizio che Q di x, y, z è uguale a x, y, z per la matrice A per x, y, z messo in colonna.
perché questo è quello che deve succedere. Facciamo l'esempio opposto, quindi questo chiamiamo l'esempio 1 e adesso facciamo l'esempio 2. Prendiamo una matrice 4x4, quindi 2, 3, 0, meno 1, 5, 5, 0, 0, 1, 1, 7, 7, 0, 0, 2, 2. La domanda è opposta a trovare la forma associata. Trovare la forma quadratica associata. Quadratica associata. Allora uno cosa dice? Questa sarà una forma in quattro variabili. X, Y, Z, W. Quindi sarà una forma Q di X, Y, Z, W, fatta come? Chi sono i termini puri? 2x quadro più 3y quadro meno w quadro, questi sono i termini puri, quindi ovviamente stiamo pensando x, y, z, w e qui x, y, z, w. Poi di misti che cosa c'è? Xy quanti? 2xy, per colpa di questo 1 che viene moltiplicato per 2xz, niente, xw niente, questo l'ho già messo, questo cosa mi produce? Più 14yz, questo 2 in fondo mi produce più 4yw, e poi cosa è rimasto da usare? Questo 5, che produce più 10zw. Quindi insomma, penso che il passaggio da una all'altra sia chiaro. Oh, qui lo dico, ma non sto neanche a scriverlo. Le forme quadratiche saranno particolarmente utili nel corso di analisi 2, perché quando si fanno funzioni di più variabili, quello che succede è che la derivata seconda diventa la forma quadratica. Quindi le forme quadratiche saranno le derivate seconde delle funzioni di più variabili, ma noi non lo useremo mai in questo senso qua. Quello che invece ci interesserà, il grosso problema, il problema che andiamo a studiare, problema è stabilire il segno di una forma quadratica. Stabilire il segno, anzi quella che si chiamerà la segnatura, e vedremo che cos'è la segnatura di una forma quadratica. Di una forma quadratica. Adesso definiremo dopo che cos'è una segnatura, ma do prima una definizione. Definizione. Sia Q una forma quadratica in n variabili. Una forma quadratica in n variabili. Allora, si dice che Q è... Allora, qui ci sono 5 possibilità. Definita positiva, se Q di X è strettamente maggiore di 0 per ogni... Beh, ha senso che metta per ogni x? No, perché il giorno in cui metterò 0, cioè darò 0 come valore a tutte le variabili, verrà 0, questo è ovvio. Per ogni, però, appena metto x non nullo, diventa maggiore stretta di 0. In questo caso si dice definita positiva. Beh, definita positiva se Q di X è maggiore
o uguale di 0 per ogni, beh, in questo caso posso addirittura mettere per ogni x, perché per 0 verrà 0, però può venire 0 anche per x che non sono nulli. Quindi magari mettiamolo che come commento, può essere q di x uguale a 0 anche per x diverso da 0. E questa è semidefinita positiva. Beh, si indovinano facilmente cosa vuol dire definita negativa. Definita negativa, se q di x è minore di 0 per ogni x diverso da 0. Poi c'è semidefinita negativa, semidefinita negativa, negativa se q di x è minore o uguale di 0 per ogni x, e poi c'è l'ultima possibilità che ha un nome un po' che può causare confusione, comunque si chiama indefinita se non ricade in nessuna delle tipologie precedenti. Se non ricade in nessuna delle tipologie precedenti. Cosa vuol dire che non ricade in nessuna? Cioè, cosa vuol dire che non ricade in nessuna? Vuol dire che c'è un punto in cui vale maggiore di 0 e un punto in cui vale minore di 0. Cioè, esiste x tale che q di x è maggiore o stretto di 0, ed esiste y, o forse chiamiamolo x1, tale che q di x1 è maggiore di 0, ed esiste x2 tale che q di x2 è minore di 0. Questo dà una classificazione completa dei casi, perché o è sempre maggiore o uguale di 0, o è sempre minore o uguale di 0, o è un po' e un po'. Se è un po' e un po', si dice che è indefinita. Vediamo degli esempi. Esempi. Beh, partiamo con un esempio quasi evidente. Prendiamo la forma q di xy uguale x quadro più 3y quadro. Questa com'è? Beh, questa chiaramente negativa non può diventare, ed è 0 soltanto se entrambe le variabili sono nulle, quindi questa è definita positiva. Quindi in questo caso si vede che q di xy è maggiore o uguale di 0 per ogni xy dove? In R2, diciamo. Per ogni xy in R2, e q di xy uguale a 0 se e solo se e soltanto se x uguale a y uguale a 0. Quindi q è definita positiva. Dico bene? E va bene. Questo era un primo esempio. Facciamo un secondo esempio. Facciamo q di xy uguale, beh, questo è un classico, x quadro più 2xy più y quadro. Cosa possiamo dire di questa? Beh, qui si vede a occhio che q di xy è uguale a x più y al quadrato, quindi è maggiore o uguale di 0 sempre, però è uguale a 0 se e soltanto se x uguale a meno y, e q di xy uguale a 0 se e soltanto se y uguale a meno x. Quindi per esempio se io faccio q di 7
meno 7, questo diventa 0. Quindi in quale casistica siamo? Siamo nella casistica del semidefinito positivo, perché è maggiore o uguale di 0 sempre, però può fare 0 anche per vettori diversi dall'origine, non ricade nel primo caso, non è sempre maggiore di 0 quando x e y sono diversi da 0. Quindi è semidefinita, quindi è semidefinita positiva, ma non definita positiva. Positiva. Il primo esempio ho detto che era definita positiva, ma è anche semidefinita, perché cioè, se è maggiore stretto è anche maggiore uguale. Quindi, eppure, semidefinita positiva. Mentre quella sotto è semidefinita, ma non definita positiva. Beh, terzo esempio, Q di XY uguale, che facciamo, x quadro più 5xy più 3y quadro. Allora, qui si vede un po' meno. Io adesso dico questa cosa qua, e immaginiamo come si vedrà bene quando le variabili sono 4 o 5. Io però cosa dico? Io dico che q di 1, 0... Quanto fa Q di 1, 0? Beh, quelli con l'Y non ci sono, rimane questo, questo fa 1, che è più. Quanto fa Q di 1, meno 1? Q di 1, meno 1, qui viene 1, qui viene 3, fa 4, qui diventa meno 5. Quindi questo fa meno 1, che è negativo. Quindi c'è un punto in cui vale più e un punto in cui vale meno. Quindi è indefinita. Ma il domandone è perché ti è venuto da sostituire quei due valori? No? Il giorno in cui la forma sarà più complicata, come trovi due valori da sostituire che viene il segno opposto? Come te ne sei accorto? Questa è la domanda. Però, diciamo, avendo trovato questi, questo qui implica immediatamente che Q di XY è indefinita. Cioè, indefinita vuol dire un po' e un po'. Vuol dire un po' positiva e un po' negativa, cioè da qualche parte viene più, da qualche parte viene meno. Quindi diciamo come fatto generale, se trovo un punto in cui, fatto generale, se trovo un punto in cui Q di XY, in cui Q di X in generale, anche se ho 25 variabili, è maggiore di 0, è un punto in cui Q di X è minore di 0, allora di sicuro Q di X è indefinita. Ma la domanda è come trovo i punti, cioè non è che posso mettermi a sostituire come trovo i punti. Adesso qui era abbastanza facile, ma in generale, quando il numero delle variabili sale, le cose si complicano. Facciamo ancora un esempio che voglio descrivere una situazione. Facciamo l'esempio molto facile, dal punto di vista della segnatura è molto facile. Io prendo q di xy uguale x quadro meno 4y quadro. Allora, questa si vede subito che è indefinita, perché? Questa si vede che è indefinita. Si vede che è indefinita perché, boh, dov'è che fa più? Un punto in cui faccia più. E un punto in cui fa meno. Questo è facile. Ma adesso faccio una domanda ulteriore. Come è fatto l'insieme dei vettori in cui vale più e come è fatto l'insieme dei vettori in cui vale meno? Quindi la domanda che mi pongo è questa: come è fatta la zona
com'è fatto l'insieme degli XY appartenenti a R2, tale che Q di XY è maggiore di 0? Questa è la domanda. Beh, ovviamente posso anche chiedermi com'è fatto l'insieme per cui Q di XY è minore di 0. E perché no, com'è fatto l'insieme dove è uguale a 0. Questo è un problema di precorso in R2. Io devo studiare il segno di x quadro meno 4y quadro. Beh, cosa faccio? Scrivo q di xy, adesso in questo caso il conto si fa bene, per questo che ho usato dei numeri che rendessero il conto fattibile facilmente. Questo è x più 2y per x meno 2y. Quindi cosa vuol dire che questo fa 0? O che x è uguale a 2y, o che x è uguale a meno 2y, quindi sono due rette. Quindi se io vado a rappresentare R2, rappresento R2 così, se rappresento R2 così, che cosa devo disegnare? La retta y uguale un mezzo x, che sarebbe questa. Questa è y uguale un mezzo x, o se preferiamo x uguale 2y, che rappresenta l'annullamento di questa, e l'annullamento di quell'altra è rappresentato da y uguale meno un mezzo x. Y uguale meno un mezzo x è questa qua, il coefficiente angolare meno un mezzo, ripassiamo un po' le rette. Questa qua è y uguale meno un mezzo x. Quindi questa zona disegnata in verde è la zona dove q fa 0. Ci siamo? Q fa 0 se si annulla o l'uno o l'altro, quindi se siamo su una retta o sull'altra. Quindi qui possiamo mettere che, in un certo senso, possiamo scrivere che qui Q è uguale a 0. Su questa retta Q è uguale a 0. E anche sull'altra retta. Quindi l'annullamento, in questo caso, è dato da due rette. La zona di annullamento è data da due rette. Dov'è che vale più, dov'è che vale meno? Beh, queste rette stanno dividendo il piano in quattro zone, in due di queste quattro zone vale più e in due di quelle zone vale meno. Cioè, dov'è che vale più? Quando questo è più e questo è più, o questo è meno e questo è meno. Allora, viene fuori che questa qui è la zona di più, viene fuori che questa è la zona di più, questo è un problema di precorso, eh? E questa è la zona di meno. Questa è la zona dove ci sono i segni meno. Quindi, diciamo, Q di XY, diciamo, è maggiore di 0 in due casi. In due casi. Il primo caso è che X, in cui sono più più, quindi X più 2Y maggiore di 0 e X meno 2Y maggiore di 0. Quindi questo vuol dire y minore di x mezzi e maggiore di meno x mezzi, perché porto la x di là e divido per 2, di meno x mezzi, e qui porto la y di là, y minore di x mezzi. E questa qui sarebbe y maggiore di questa retta e minore di quell'altra. Quindi questo qui è il triangolo, diciamo, a destra. Questo è il triangolo a destra. Triangolo a destra. Precorso è sopra questa retta, sotto quell'altra, diventa questo triangolo qua, oppure x più 2y minore di 0
e x meno 2y minore di 0. Questa cosa vuol dire? Porto la x di là, questa diventa y minore di meno x mezzi e y maggiore di x mezzi. Questo vuol dire sopra questa retta e sotto quest'altra, e questo è il triangolo a sinistra. E questo è il triangolo a sinistra. E beh, e minore di 0 vengono altri due casi, verranno il triangolo alto e il triangolo basso. Studiare analogamente il caso negativo. Il caso Q di XY minore di 0. Ecco. Allora, adesso facciamo un'osservazione che non l'ho fatto all'inizio, ma la posso fare tranquillamente adesso. Se X è un vettore tale che, cioè se X è un vettore e lambda è un numero, e lambda diverso da 0 è un numero, allora cosa posso dire di Q di lambda x? Cioè, se moltiplico tutte le variabili per un numero lambda, cosa succede alla forma? Viene moltiplicata per lambda quadro. Questo qui diventa un lambda quadro Q di x, perché tutti i termini si moltiplicano per lambda quadro. Sì. Moltiplicano per lambda quadro. Tutti i termini si moltiplicano per lambda quadro. Quindi cosa vuol dire? Se io qui al posto di x scrivo lambda x, al posto di y scrivo lambda y, mi esce fuori lambda quadro. Stessa cosa se ci fossero i termini misti, perché verrebbe lambda x e lambda y che fa lambda quadro xy. Quindi questo cosa vuol dire? In particolare, se q di x è maggiore di 0, allora q di lambda x è maggiore di 0 per ogni lambda. Quindi se in un punto è positiva in tutti i suoi multipli. Questo dice che la zona di positività e la zona di negatività sono dei coni con centro nell'origine. Quindi le zone di più e di meno sono dei coni con vertice nell'origine. Questo vuol dire semplicemente che se io prendo un punto in cui vale più, allora vale più in tutta la retta che passa per l'origine e in quel punto. Questo vuol dire semplicemente. E allora ha senso dare questa definizione. Definizione. Segnatura di una forma quadratica. Segnatura di una forma quadratica. Che cos'è la segnatura di una forma quadratica? Ad ogni forma quadratica, sono associati tre numeri. Che si indicano con di solito n0, n più, n meno, talvolta detti indici di inerzia. Tali che n è uguale a n0 più n1
più n meno, dove n è la dimensione dello spazio, cioè il numero di variabili. Questo qui è il numero di variabili. Numero di variabili, dove chi sono n più, n meno e n0. Dove n più, per definizione, è la massima dimensione di un sottospazio vettoriale su cui Q è definita positiva, su cui Q è un po' impreciso, su cui la restrizione di Q è definita positiva. E n meno, la stessa cosa, è la massima dimensione di un sottospazio vettoriale su cui la restrizione di Q è definita negativa. E infine, volendo, n0 si ottiene per differenza dalla formula di sopra. Si ottiene per differenza dalla formula di sopra. Vediamolo subito nell'esempio pratico precedente. Esempio 1. Prendiamo la formula di prima, Q di xy, quella di prima, x quadro meno 4y quadro. Com'è la situazione dei più e meno? Pensiamo alla situazione dei più e dei meno. La situazione dei più e dei meno era che c'erano due rette così, qui c'era la zona più, qui c'era la zona più e qui c'era la zona meno. Allora, che cos'è n più? Allora, il fatto è questo, ci sono dei sottospazi vettoriali. Che cosa sono i sottospazi vettoriali? In questo caso sono rette per l'origine. Ci sono dei sottospazi vettoriali in cui Q ricade nella zona più. Dico bene? Ci sono delle rette che ricadono nella zona più, sì, una qualunque retta contenuta qui dentro è una retta di più. Quindi ci sono dei sottospazi vettoriali di dimensione 1 su cui la forma è più. Ci sono dei sottospazi di dimensione 1 su cui la forma è meno, certamente, tutti quelli contenuti nella zona arancione. Quindi n più n meno sono 1 e 1. Perché la massima dimensione è 1? Ci sono dei sottospazi di dimensione 2 su cui la forma è più? No, perché sarebbe tutto R2. E quindi su tutto R2 non è più. Quindi in questo caso, diciamo n più, n più è uguale a 1. Perché n più è uguale a 1? Ci sono dei sottospazi di dimensione 1, su cui Q è maggiore di 0. Basta prendere una qualunque retta, che passa per l'origine, l'origine è a coefficiente angolare, come? Deve essere basso per essere contenuto nel verde, no? In questo caso è meno un mezzo, l'intervallo dei coefficienti angolari buoni. Sono tutte le rette che sono contenute nella zona di più. Quindi ci sono dei sottospazi
di dimensione 1 su cui Q è maggiore di 0. D'altra parte non ci sono sottospazi, non ci sono sottospazi di dimensione 2. Spazi di dimensione 2 su cui Q è maggiore di 0, perché dovrebbe essere tutto il piano. E tutto il piano non è vero, perché dovrebbe essere tutto il piano. Essere tutto il piano. E va bene. E analogamente n meno è uguale a 1, perché stesso motivo. Stesso motivo con la zona meno. Motivo con la zona meno. Quindi in questo caso l'indice di più è 1, l'indice di meno è 1, l'indice di 0 per differenza, essendoci un più o un meno, dal momento che la somma deve fare il numero di variabili, cioè 2, n0 è 0. Quindi per differenza n0 è uguale a 0. Per differenza n0 è uguale a 0. Facciamo l'esempio 2, che è quello che avevamo già fatto precedentemente, però adesso lo reinterpretiamo. Prendiamo q di xy uguale, beh, facciamo anche così, x quadro più 4y quadro più 4xy. Com'è questa forma? Questa forma è x più 2y al quadrato. Quindi se devo andare a fare il disegnino dei segni, com'è? Se devo andare a fare il disegnino dei segni è sempre più, tranne che nella retta y uguale a meno un mezzo x. Quindi abbiamo una retta di zeri, che è questa. Abbiamo una bella retta di zeri, un'intera retta di zeri, e tutto il resto è più. E tutto il resto è più. Quindi in questo caso cosa succede? In questo caso n più, il più grande sottospazio su cui la forma è completamente più, a dimensione 1. Tutto il piano non va bene, perché ci sono dei punti in cui non è maggiore stretto di 0. Quindi, e qui va bene una qualunque retta che non sia quella proprio, va bene una qualunque retta diversa da, una qualunque retta diversa da y uguale meno x mezzi. A quel punto l'indice meno, quanto è l'indice meno? Ci sono dei sottospazi su cui la forma è negativa? No, non c'è nessuna zona di negatività, quindi 0, perché non è negativa da nessuna parte, non è negativa da nessuna parte, e quindi chi sarà n0 per differenza, e lo scriviamo qui sotto, per differenza guadagniamo la pagina, così abbiamo lo spazio. Per differenza n1, per differenza n0 è uguale a 1. Perché la somma dei tre numerini deve fare 2. Quindi la zona di positività è 1, la zona di negatività è 0, e quindi per differenza la zona rimanente deve essere 1. Quindi questi sono i tre numerini. Adesso la domanda che affronteremo nella prossima lezione è come calcolo i tre numerini nel caso in cui c'è una forma complicata in più variabili. Questo è quello che affronteremo.